Non andate al teatro Piccolo Arsenale, anche se proiettano bei film, perché se siete alti sopra l'1,80 non ci stanno le ginocchia e dovete o tagliarvele o metterle Ecco, sotto la sedia. io domani ho Dune lì, 3 ore, Madonna. Vabbè. Vabbè. Partiti, secondo videoblog, Giornata 2. giornata 2, si vedono subito i segni perché siamo abbastanza provati, anche se Abbiamo sono dormito un po' poco, un po' volevo poco. ringraziare le zanzare. Qui dentro intanto, no, qua, sì, qua dentro Sì. intanto stanno facendo Dune col cast in sala. Oggi c'era red carpet con tutto il cast, c'era un casino. Mai visto, mai visto. Ho visto veramente cos'è il divismo, diciamo, in questi anni. Chalamet proprio ha fatto Idolo impazzire. delle masse. Mamma mia, oh, folla isterica quasi. Ma vabbè, noi non abbiamo visto Dune, lo vedo io domani. Invece abbiamo visto, cosa abbiamo visto? Allora, io sono partito con Sorrentino, ma ne parliamo domani perché lui lo vede tra una mezz'oretta. Mezz'oretta Quindi ne così. parliamo domani, quindi ce l'abbiamo. Innanzitutto non faccio spoiler, ce l'abbiamo tutti e due fresco domani, ne possiamo discutere in due. Gran film. Sarà un serio candidato al Leone ed è un rinnovamento importante nella filmografia di Sorrentino, quindi Hype, hype, io sono stra. Era uno dei film che attendevo di più. anch'io avevo un sacco di hype, leggermente disattesa perché mi aspettavo il capolavoro assoluto. Non è il capolavoro assoluto, ma è comunque un gran film. Poi, Ecco. se sarà capolavoro, si vedrà magari anche con la storicizzazione. Ecco. Quindi domani dibattito su Sorrentino. Dibattito Sorrentino. Intanto vi rifaccio vedere il bellissimo palazzo del Casinò. Guardate che bello. Che dopo la proiezione ce l'ho lì. Che sala? Ah, sala per la 2. Se dovete comprare un biglietto a Venezia, non prendete sala per la 2 Ecco, una cosa. perché è la sala dove fanno le conferenze stampa e una sala più scomoda non penso ci sia. Ecco, una cosa che tutto bello la mostra, tranne l'organizzazione e tranne Tranne. un'altra E le cosa. sale. Alcune sale La maggior parte in realtà per adesso. che non siano, io sono stato in quella grande, lui è stato Darsena. Darsena e Giardino, diciamo, Giardino, dai, si si salva. salva, quelle più grandi, diciamo, le altre insomma, tutte Soprattutto sale scomodo dal punto di vista della scomode, poi io e seduta. Ecco, Mattia siamo due stanghe, e cazzo, esatto. e Alla così. fine dei 10 giorni mi sa che andremo Mi via sembra di in aver fatto due stampelle. partite di calcio e vabbè. Non andate al teatro Piccolo Arsenale, anche se proiettano bei film, perché se siete alti sopra l'1,80 non ci stanno le ginocchia e dovete o tagliarvele o metterle Ecco, sotto la sedia. io domani ho Dune lì, 3 ore, Madonna. Vabbè, Vabbè. però allora partiamo con un film che abbiamo visto entrambi, Esatto. che è The Power of the Dog di Jane Dalla Campion. buona Jane Campion. E non ha convinto nessuno dei Ma due. proprio zero, cioè zero. Io sono appena uscito, lui l'ha visto oggi No, pomeriggio, stamattina alle stamattina, 11:30 al teatro di Corsenale, si è appunto. fatto doppio. E insomma, nel senso, per quanto mi riguarda, non è un bruttissimo film. Beh, lei comunque la mano ce l'ha, ecco, Lei, l'ha cioè, dimostrato di averla più di una volta, ecco. esatto. Però ha la sua pecca più grande, secondo me, nella scrittura dei personaggi. È scritto anche da lei, giusto? Mi È sembra. ispirato ad un romanzo in Ah, realtà, ok. quindi non avendolo letto mi piacerebbe conoscere meglio il materiale di partenza per capire come ci ha lavorato e come l'ha Così adattato, per dire che perché era meglio il libro. per dire che era meglio il libro, ma non si fanno questo tipo di confronti, No. non si fanno, Aspetta come che insegna Cinefax. ci rigiriamo, voilà, perché sennò usciamo. Ah, fagli vedere Sala Giardino allora, Sala dove Giardino è non questa si è qua. comodissimi, però si può. Però non ci si lamenta, Non ci dai. si lamenta. E aspetta che ho perso Mattia. Aspetta. Andiamo di qua o andiamo No, di là? andiamo in giù, là. Torniamo da dove siamo Torniamo venuti. sì, perché sennò là usciamo, ci fanno i controlli. Ci fanno i controlli. Dobbiamo scappare dai Che è già un controlli. guaio con la febbre perché ti fanno stare sotto il Ah, ma sole. che io sto dicendo a me? Ecco. E The Power of quindi the bisogna Dog. capire come è stato adattato, perché personaggi un po' deboli in realtà, soprattutto quelli secondari. Sì. Kirsten Dunst, personaggio, ha interpretato un personaggio scritto davvero male, a mio avviso. Inutile. Cioè, cazzo. Allora, cioè. Senza evoluzione,
esatto. Ma senza neanche un vero scopo, se non favorire un qualcosa che in realtà non abbiamo ben capito se si è verificato o meno la svolta conclusiva. Io sostengo una cosa, poi bisognerà sì, non si è ben capito. Comunque cast clamoroso, perché ci sono nei panni dei protagonisti Benedict Cumberbatch, grande prova. E se posso dire, finalmente in un ruolo degno di nota di nuovo. L'ha scritto bene, quello. Esatto, che era da tempo che non lo vedevo personalmente in un ruolo così. E poi c'è Jesse Plemons, che lui, vabbè, ormai è una conferma, dove lo metti fa bene. Come abbiamo detto, c'è Kirsten Dunst, che fa quello che può per un personaggio che non è né carne né pesce. E anche dal punto di vista formale, ambientato negli anni 20, mi sembra, in Montana. 1925. In Montana. E vabbè, riflette sulla mascolinità. Sì, ecco, mascolinità tossica. Che vabbè, la Campion ha sempre affrontato film con personaggi femminili come protagonisti, e questo è il primo caso, mi sembra, almeno io ho vissuto la filmografia se vado a memoria, è il primo caso in cui il protagonista è maschile e tratta appunto del tema, innanzitutto anche di un'omosessualità celata. Esatto. Di tutte le problematiche relative alla sfera sessuale, alla repressione sessuale. E poi appunto questa idea di mascolinità, 100 anni fa, in una comunità di cowboy, diciamo, che insieme ai marinai forse sono, diciamo, il simbolo della virilità, ecco. Più duri. Quindi era premesse molto interessanti, ma formalmente abbastanza neutro in realtà, un immaginario abbastanza consolidato. E sì, è tutta roba già vista alla fine. Esatto. E quello che abbiamo visto è stato fatto molto meglio, anche della Campion stessa. Si ha fatto sicuramente molto meglio. Che molto poi meglio. Questo qua era un film molto atteso, perché era dal 2009 lei che non faceva un lungometraggio. La Black Star, poi che era si è dedicata a Top of the Lake. Sì, che c'era la serie, sì. Black Star, interessante. Sì, era biopic su chi era il poeta? Keats. John Keats, sì, John Keats. Romantico. Molto interessante. Sì, un bel film, in teoria l'ho trovato su Rai Play. Esatto, sì, l'ho visto su Rai Play. Intanto giriamo in tondo all'ippodromo e quindi per me una sufficienza stiracchiata, per me nemmeno il classico 6 meno meno della scuola, ecco, delle scuole, ecco, superiori. E poi io ho visto invece Spencer di Pablo Larraín, film che personalmente attendevo moltissimo. Io vedrò domani, ma parla. Però ne parlo, dai, perché sennò. Intanto, scusate, cambio braccio. Spostazione. Aspetta. Che intanto, ragazzi, questa qua è la borsa che ci danno del colore della credito. Noi siamo a credito blu perché siamo stampa periodica. E niente, quindi Spencer di Pablo Larraín. Con due mani la vedo un po' dura, fammi tornare di qua. Aspetta, scusate ragazzi, non sono un cameraman. E Spencer di Pablo Larraín, che film è? È un film spettacolare che andrà a premio. Io mi ci gioco 2 euro, me li ci gioco 2 euro, che andrà. Bene, bene, dai, segno. Allora, vabbè, la storia, è diciamo biopic tra tante virgolette, come lo intende Larraín, di Lady Diana, quindi che racconta 3 giorni, quindi parla della vigilia di Natale, del Natale, del Boxing Day inglese, e appunto di Lady Diana. E il film è costruito quasi come fosse un thriller psicologico, alla fine molto angosciante. Inizia, diciamo, si ripete tanto all'interno del film la parola perfezione, perfetto, e quindi Larraín insiste molto con la regia, diciamo, sui dettagli, quindi ci fa vedere ad esempio i camerieri che sono organizzati quasi come un esercito per far tutto a perfezione. Tutto. Perché si tratta di un'ossessione proprio di Lady Diana? No, della corona, diciamo. Della corona. Che loro devono essere perfetti. E certo.
E quindi il film che si chiama Spencer, il titolo è molto significativo a questo punto di vista, perché Spencer, diciamo, è il cognome appunto di Diana, ed è l'elemento che vuole essere eliminato, diciamo, dalla famiglia reale, dalla casa reale, perché, diciamo, viene visto dai, un po' come turnica, dai, come imperfezione. E niente, quindi viene giocato tutto sul contrasto tra imperfetto perfetto, tra l'imperfetto in apparenza di Lady Diana, che imperfetto non era, lei voleva essere solo madre di William Henry, e alla perfezione voluta invece dalla regina. E niente, quindi thrill, quindi il film è tutto giocato su questo argomento. E la Rain appunto riesce a creare attraverso una regia ispiratissima, quindi diciamo sta molto addosso al personaggio interpretato, una roba assurda, da Kristen Stewart. A premio. diciamolo chiaramente, magari lo dirò anch'io. Se non va a premio, qua come Coppa Volpi... chi si prospetta come... Allora, io ho visto di fuori... Vabbè, per la Dust, la Kirsten Dust di The Power of the Dog... Direi che è fuori. È fuori. C'è Penelope Cruz, che può ambire, come no. Può essere... Sorrentino non c'è nessuno che se la può giocare. Quindi per ora è lei la big, la candidata ideale. Le quote sono a suo favore. Lei è bravissima, ha la fisicità giusta, lo sguardo giusto, malinconico, riesce sempre a trasmettere tristezza. E i due vampiri hanno fatto strada, tra lei e Pattinson hanno fatto strada. E guai, guarda, quando se esce Spencer trova ancora qualcuno nei commenti di Facebook e dice... Ci sono ancora su tutti i film di Pattinson perché non capiscono... Vabbè... La ceppa, per usare un altro eufemismo. E quindi, vabbè, la Raine sta molto addosso alla Stewart, la insegue con uno stesso steadicam, anche fanno così, la inseguono. Non è fatta molto bene, però dai. Sì. Facciamo. Non ho la steadicam. Immaginatevela meglio. La insegue nei corridoi, eccetera. E niente, quindi ti trasmette la sensazione di angoscia che provava Lady Diana, e fino a creare, diciamo, un nodo alla gola all'interno dello spettatore, per poi liberarlo in un finale che può essere visto come catartico o meno, ma che comunque a me ha commosso la sala grande che era in stampa, perché è finito il film, sono partiti arrotati scroscianti applausi, intanto un 360 degno di nota. E questo è Spencer, troverete la recensione su cinefax.it domani. È uguale per È stata la mano di Dio. E tu poi? Ultimo film di giornata mio, da cui sono uscito mezz'oretta fa, Il buco di Michelangelo Frammartino, anche questo super atteso. Michelangelo Frammartino ha fatto solo due film di finzione prima di questo, e l'ultimo risale a una decina d'anni fa, Le quattro volte, film spettacolare. E come Yurian Karani ieri, si tratta di un regista che fonde un po' un animo vicino al documentario, con elementi di finzione e con un approccio estetico vicino alla videoarte. Ah! Come Ankarani, dopo certo declinato in maniera un po' diversa, la storia è, come tutte le storie di Frammartino, molto molto semplice. È la spedizione di un gruppo di speleologi in una caverna, in questo buco situato in Calabria, e questa spedizione è avvenuta nel 1961. Sostanzialmente il film mostra, tramite un montaggio alternato fantastico, perché vabbè, alterna inquadrature lunghissime, campi lunghi, lunghissimi, dettagli particolari, la sfrutta tutta la scala dei campi, dei piani, e compone e si vede, Martino, e si vede come pochissimi. È montaggio alternato: da una parte presenta questa spedizione, dall'altra la malattia, la semplice malattia di un pastore locale che di punto in bianco viene colto da un malore e si trova in fin di vita. E questa è la trama, e questa è la trama del film, sostanzialmente senza alcun dialogo intellegibile, perché
per lo più dialetto e non sono nemmeno presenti i sottotitoli in inglese quando si parla il dialetto, perché si tratta di rumore di fondo, non è da capire. Colonna sonora diegetica. Colonna sonora non ne usa, non usa niente. È importantissimo il sonoro in presa diretta, come era anche negli altri due film, fondamentale il sonoro in presa diretta. E si vede che viene dalla video arte, perché come unisce video e audio, sì, una perizia tecnica davvero straordinaria. A me piacerebbe se potesse andare a premi in qualche modo. Io dubito perché a parte che però sono usciti anche un po' dalla sala in realtà mentre il film andava. A sentirti parlare con lo Zao in teoria, ma può essere. Non c'entra niente con il cinema della Zao. E poco. Ho detto una cosa. Anche a livello produttivo, e sì, lei è una che. Ma no, cioè in realtà no, non c'entra un cazzo. No, no. Anche vabbè. Come sfruttano il paesaggio, sì, magari qualche assonanza, ma no, vabbè, okay. Si tratta più di casualità che altro, proprio sono due approcci molto diversi. Comunque, se c'è da dire che se lo beccate al cinema, correte. Ma penso che non lo beccherete al cinema, purtroppo, e non so neanche dove sarà reperibile. Sì. Purtroppo la distribuzione è quella che è. L'unico Blu-ray delle quattro volte il film precedente, che vabbè, un capolavoro con la C maiuscola. Edizione SeaWorld, qua. L'unica edizione Blu-ray è inglese di un film italiano. Classico. Regista milanese che ha girato tutti e tre film in Calabria perché ha ascendenze calabre. Perché Milano gli fa schifo. No, uno sguardo lui così un po' etnografico, si concentra un po' sul folklore. Ci sta. Ha girato le quattro volte nello stesso paesino in cui Vittorio De Seta aveva girato il cortometraggio I Dimenticati. Interessantissimo, no, se vi capita di vedere il buco, vedetelo. E se la giuria ha coraggio, un premio glielo deve dare. Coraggio, parola d'ordine non è perfezione, ma coraggio. Hashtag perfezione. No, non perfezione, ma coraggio. Ok. Io invece parlo dell'ultimo film che ho visto, sarò breve perché mi aspetta la proiezione di Sorrentino. Film clamoroso, ragazzi, clamoroso, è nel cinema, quando uscirà il video sarà già nel cinema, anzi è al cinema oggi, usciva oggi, The Card Counter di Paul Schrader, con protagonista un glaciale Oscar Isaac. E ho sentito citare Taxi Driver. Esatto, perché è il film scritto da Paul Schrader più vicino al suo Taxi Driver, che ovviamente, che come tutti sanno, aveva scritto lui, cioè sceneggiatura di Schrader diretto da Scorsese. E vabbè, niente, il film parla di un ex detenuto che è stato in prigione perché prima di essere un detenuto era uno dei famosi purtroppo torturatori delle prigioni di Guantanamo. E quindi quando è venuto fuori lo scandalo con le varie foto con i prigionieri torturati. Ambientato in che anno? Allora, il film è ambientato nei giorni nostri. Sì. Però eterna ovviamente il flashback quando ci sono le torture. Torture riprese, c'è un piano sequenza in fisheye dove fa vedere le torture, che è bellissimo per la tecnica, per l'inventiva, ma mette i brividi per la violenza che mostra. E niente, quindi parla di questo ex detenuto che appunto si guadagna da vivere giocando a blackjack, fondamentalmente molto bravo, ha avuto molto tempo per intanto qua la colonna sonora di The Lost Doctor. E ha avuto molto tempo per esercitarsi e niente, esce di prigione e l'incontro con un ragazzo il cui padre diciamo anche lui era uno dei torturatori della prigione di Guantanamo farà scattare una molla per la ricerca di redenzione, di catarsi appunto del personaggio di Oscar Isaac. Quindi le analogie, diciamo, Travis Bickle, guerra del Vietnam, prigione Oscar Isaac, prigione di Guantanamo, ci sono, non sono finite lì.
E niente. E Isaac da premio? Isaac anche lui si candida a un premio, perché allora a me piace come attore, però non l'avevo mai visto fare la prova, sai, da attore protagonista che dici cavolo, questo qua è veramente bravo. Oggi l'ho vista, oggi ho visto un Oscar Isaac diverso, che a un tratto dice è un maniaco, a un tratto l'uomo più buono del mondo, e niente. E 2 centesimi sulla Stewart o su Isaac? Sulla Stewart. Sulla Stewart. 2 centesimi ce li metto sulla Stewart. Anche più di 2 centesimi. Ne vinco 3, ma ce li metto. E Isaac, che dovrebbe essere anche in, giusto? Scene da matrimonio. Sì, forse riesco a vederlo io l'ultimo giorno. Devo ancora capire prenotazioni. Vi abbiamo già raccontato le nostre disavventure, sì, telematiche. Con le prenotazioni. Eviteremo giornate anche su questo fronte. Purtroppo. Ecco. Allora, niente. Abbiamo finito il film. Io vado a vedere Sorrentino, tu vai a scrivere di Sorrentino. Questo è quanto, domani giornata bomba, perché io vedo Dune e Sundown di Michele Franco, te vedi? Last Night in Soho la mattina e Spencer la sera. Quindi, e domani parliamo anche di Sorrentino. Domani parliamo di Sorrentino. Quindi ragazzi, non c'è anche la recensione probabilmente, e domani parliamo di Sorrentino. Se prima i nostri telespettatori erano 30, col video uscito oggi erano 20, con questo vi salutiamo ai nostri 15 telespettatori. Telespettatori. Ecco, ciao.